Sì, stanotte sì, un po' sono andato a vedere un po' su, perché c'era i fuochi a Val di Cero, allora poi verso le 11 c'era i fuochi, così poi ho fatto un giretto nella collina, così. Com'è? Ma no, ma per carità noi parliamo, sono tutte cose. Ero proprio dietro che le dicevo a Gabriele, che ieri sera ci siamo incontrati, che era un po' che non ci vedevamo, no? E poi mi ricordo ancora, che ho già detto ieri sera, quando avevamo fatto il teatro, no? Che tu eri la bella addormentata nel bosco e io ero il tuo principe e ieri sera mi hai dato un bacio, mi sembrava quel bacio che ti avevo dato quanto è 70 anni fa o di siamo più. Insieme dai sì, sarà 70 anni fa sarà va bene ciao. Allora, tanto per capire, qui abbiamo Armando Bertinetti. Abbiamo Armando Bertinetti, per i tanti amici di YouTube. Allora, questa persona che vedete a fianco a me, aspetta un attimo, fammi presentare. Sì, ma adesso parli tu. Vai, è già rec. Allora, questa persona che vedete qui ha appena parlato con mia madre, quindi vi rendete conto che significa questo paese per me? Lui ha ricordato quando, durante una manifestazione a teatro, 70 anni fa. E cosa hai fatto? Ti ho dato un bacio a tua mamma perché era la strega cattiva, l'avevo appunto e lei si era addormentata. E allora io l'ho visto lì che lei era addormentata così e poi l'ho accarezzata, l'ho dato un bacio e lei si è risvegliata. E ieri mi hai ricordato l'episodio, dopo quanti anni sono passati? Più di 70, perché la via quindi era 70 anni. Ma più di 70, veramente più di 70. No, mia mamma ne ha 78 adesso, scusami. Aveva 8 anni. No, all'epoca. No, aspetta, la tua mamma. Attenzione, amici di YouTube, fermandovi. Aspetta, io ne ho 81, quanti ne hai tu? Io ne ho 81. 81, ecco. Mamma ne ha 78. 78. E allora? Sarà. Avrai avuto 15 anni tu? Io avrò avuto 14 e allora, 15 82, anni. 81 meno 14, lui abbiamo qui il proprietario del 4. Quanto fa? No, diciamo precisamente, 81 meno 14. 64 me lo suggerisce il nome, scusa, ricordamelo, non vuole dire neanche il nome, invece il nome di chi, il tuo nome di battesimo, Andrea, che insomma è un deus ex machina qui del ristorante Torinese, manca Raffaele, vi ho appena mostrato prima amici di YouTube la tabaccheria, c'è un'insalata russa che loro facevano, che ancora c'è adesso qui, non c'è più, c'è, insomma, non posso dire altro, però solo per chiudere con Armando Bertinetti, possiamo dirlo che è ancora un po' innamorato di mia madre, un piccolo scoop, lo diamo. Dai. Sai, allora eravamo. Pensavamo più anche a giocare, ma certo, incominciava certo. Già qualcosa. Ma quella, questo vale anche per mia madre. Quando lei mi racconta questo episodio, me lo racconta con amore. Perché c'era poi Sandra, no? Sandra Quadraro. Sandra che abitava vicino a te, no? Ballava, no? Aveva già allora una specie di una gonna tutta pieghettata, no? Sì. Ballava così. E tu gli hai alzato la gonna, no? Non è il mio. Gli hai alzato la gonna? Mannaggia! Non gli ho alzata, ma mi... Allora, un'ultima cosa, perché pochi secondi devo andare a San Genizio. Ho pochi secondi di autonomia. Allora, cari italiani, andate su gabrielepolini.com, il qui presente è stato uno dei pochi in Italia, adesso diventerà un mito Armando Bertinetti, che è riuscito ad avercela vinta lui. Insomma, io giravo con la collana di preservativi anche in questo paese, lui non ha voluto che io giocassi a bocce. È andato sulla stampa all'epoca, sulla Repubblica, insomma lui è l'unico che ha detto no, io così non ti faccio giocare. Sono arrivati i carabinieri e tutto, ma lui non ha giocato. Sono venuti i carabinieri e io, perché la bocciofila è giustamente proprietà privata, quindi possono giocare solo gli iscritti, ma no, io all'epoca giocavo ma non con la collana. Ma sì. Io te l'ho detto, tu senza vieni la collana, perché io ho detto allora se qui viene una
il minigonna. Se veniva il minigonna la facevate giocare, perché quando bocciava ti mettevi, ti inchinavi. No, non diciamo queste cose. Allora la donna.